Pareggio che muove la classifica per il Teramo. Albanolis finisce 1-1 contro il Vicenza, con vittoria ancora rimandata tra le mura amiche, dove i biancorossi non vincono dallo scorso 9 febbraio. Maurizi manda in tribuna Giorgi per scelta tecnica ed è dunque Sparacello a far coppia con Infantino per sostituire lo squalificato De Grazia. Spinozzi a centrocampo vince il ballottaggio con Armeno, mentre nel Vicenza Guerra, al rientro dopo una giornata di squalifica, va a fare subito coppia con Arma in avanti, mentre Giacomelli, non al meglio, si siede in panchina. Il Teramo parte bene, con Sparacello che fa un buon lavoro spalle alla porta per l'inserimento di Spighi al sesto, Murato però il centrocampista sul più bello. Qualche istante dopo però il Vicenza passa in vantaggio, Curcio ci prova dalla distanza, forse anche con poca convinzione, la stessa che mette Pacini nel calcolare male il rimbalzo facendosi beffare dalla traiettoria della sfera. 3 minuti più tardi è ancora Vicenza ed ancora Curcio, ma il gol del trequartista viene annullato per posizione di fuorigioco di un compagno. Al 16esimo Infantino controlla in area un pallone che finisce poi sul braccio di Stevanin. Il direttore di gara lascia proseguire tra le proteste veementi del Bonolis e dei giocatori in campo. La gara poi attraversa una fase di apparente quiete, con la formazione di Colella che torna a farsi vedere prima della mezz'ora con un tiro cross di Bianchi messo in angolo da Pacini. Infantino riceve pochi palloni giocabili e allora ci pensa ormai il solito Celli da fuori area a far partire un mancino che beffa Albertazzi sul palo più lontano. Per l'esterno è il terzo gol in maglia biancorossa. Prima di rientrare nello spogliatoio ancora Teramo, con Spinozzi che riceve da Ventola sul secondo palo ma non trova poi la porta. La ripresa è soporifera e si anima solo al 17esimo, quando Infantino prova a trovare la porta da posizione defilata, ma il centravanti non inquadra lo specchio. Il Vicenza preme di più, ma ha solo occasioni potenziali, con Maurizi che alla mezz'ora manda dentro Zecca e Armeno al posto di Sparacello e Spighi. Proprio Armeno, entrato da poco, prova ad inquadrare al 32esimo la porta, ma non ha fortuna. Il resto della frazione scorre senza particolari sussulti e la gara si chiude così. Per i biancorossi arriva un punto utile per la continuità, ma domenica prossima ci sarà la trasferta in casa della capolista Pordenone. Non ci sarà Spighi perché è diffidato ed ammonito, ma tornerà a disposizione De Grazia.